diretta Instagram, quindi sarà un contenuto speciale che qui, chi è qui e chi sta usufruendo in questo momento è insomma è un upgrade a tutto quello che ci siamo detti nella breve live. Esattamente. Tra l'altro sono successe di ogni, mi si è surriscaldato il telefono, c'era il cane che stava facendo caccia alla mosca, stava succedendo di tutto e di più nel frattempo. Va bene, ma direi benvenuti, benvenutissimi a tutti di nuovo, cioè se siete qua è perché avete visto la nostra diretta e quindi volete ancora stare con noi, e questa è una cosa che ci lusinga molto e che allo stesso tempo dà un sacco di altre possibilità di chiacchiere, diciamo. Savice è una cosa molto bella, Janet, giustamente, chiedersi il perché delle cose è importantissimo, ma continua te, che è tua. Allora, chiedersi perché delle cose, proprio perché dicevo di... Perché mi ricordo che cavolo stavo dicendo? Lo so, perché abbiamo rotto la magia. Abbiamo rotto la magia. È importante dire questa cosa, siccome sono assolutamente d'accordo, posso ridirla. Va benissimo chiedersi il perché delle cose fin quando ti serve ad andare nel profondo, a scoprire qualcosa di te, ma a un certo punto il perché rovina quel momento magico a cui si arriva attraverso questo scavo. È vero, è vero. Dicevamo che ci sono proprio cose e cose su cui chiedersi il perché. E questo diciamo che è un upgrade di quello che dicevamo in diretta e che è doveroso ed è anche bello, per esempio, andare oltre la discussione, sapersi anche rivedere in certi aspetti. Quindi, per esempio, quando tu dici chiedersi perché quando, per esempio, abbiamo veramente bisogno di continuare a scavare, e questo succede quando si è veramente molto connessi con quello che è l'esperienza e la motivazione per cui siamo all'interno di quell'esperienza. Nel momento in cui si arriva a quel muro, ma non vorrei neanche dire muro, è come vedere la risposta sotto una campana di vetro con uno scintillio dorato della magia e dire basta, oltre questo prendo questo tesoro, prendo queste risposte e per ora le suggello qui. E addirittura... Oltre questo non devo chiedere, perché altrimenti si spezza la magia della risposta. Come per esempio a me viene in mente, non so, nei tarocchi ogni tanto ti accanisci, mi è successo, che tu chiedi, richiedi a volte la stessa cosa e ti aspetti sempre la risposta che vorresti, e no, il tarocco è magico, è lì, è l'essenza, prendere quello che è, non rompere la magia di una risposta. Rompere le palle dopo un po'. Non rompere le palle soprattutto, non andare a continuare a cercare di manipolare a volte, perché poi le risposte, quelle che arrivano dal tuo intuito, che è molto prezioso perché tra l'altro è alla stregua di uno di quei sensi di cui c'è dei cinque sensi. Potrei dire che è il sesto, potrei dire che è il settimo, l'ottavo, perché ci sono così tanti sensi che noi non conosciamo e che ci siamo fermati noi esseri di terza dimensione, chi più chi meno, ok? A non andare a indagare, quando noi invece di sensi ne abbiamo molti di più di quelli che ci sono stati detti di avere. E questo perché? Perché siamo immersi in una realtà dove tu devi udire, gustare, vedere, odorare, toccare, basta. Quindi siamo in una realtà dove se non vedo, non credo. E questa è una registrazione, una programmazione che abbiamo nel nostro sistema che ci impedisce assolutamente di creare. Quando tu vai oltre questi sensi, allora la creazione diventa quella magia. Quando tu perdi il controllo al di là del dettame di quello che ti è stato detto, che devi pensare, devi provare, devi assaggiare, annusare, toccare, allora la magia veramente entra in scena. Togliamo le stronzate e facciamo entrare in scena la magia.
lo show deve partire. Quello che hai fatto, tutte le cose che ti sei chiesto prima, entrano in qualche modo nelle cellule, nel tuo vissuto, e quindi poi basta, poi si entra in scena, poi si fa quello che si deve fare. Faccio due domande che quando si fa la lettura dei traumi, o il perché, o il come faccio a fare qualcosa. E si capisce dentro quando la persona ha bisogno del perché, mm-hmm. quando ha bisogno dell'azione. Come faccio a? Voglio le soluzioni, problem solving. E la magia, che è quella cosa che tutti gli artisti ricercano, è una forma anche d'alchimia, se vuoi, no? A un certo punto si vive. Infatti, ecco, vabbè, questa è secondo me la magia che capiscono tantissimo le persone, gli artisti, le persone che a un certo punto devono creare, cioè devono far uscire fuori qualcosa di concreto, visibile o sentibile o udibile. È anche un po' lo struggle volendo dell'artista, perché a volte tu vorresti interagire con quel pubblico in una maniera più alta, semplicemente più magica, senza doverti per forza riferire a dei codici esperienziali che siano nomenclati, capito? Brava. In quello che ti è stato detto. Come si fa? Dimentichiamoci che esista un come si fa, cioè diseduchiamoci proprio al come si fa, fallo, sentilo. È importante lavorare distinto, cioè quando io dico nella creazione fai uscire un tuo il tuo aspetto più spontaneo, ok? Il tuo. Non c'è bisogno, per esempio, se stai ballando, che devi per forza andare a tempo. Magari tu ballerai contro tempo. Un'altra regola. Non c'è bisogno che tieni la punta della tecnica del classico, perché siamo qua per creare, non siamo qua a fare il classico. Cioè, è meglio arrivare, capito? Cavallo pazzo. E poi, in base all'intento, prendere una tecnica. Ci sono diversi modi. Cioè, c'è il creare e c'è già il creare andando nella direzione di sapere che cosa vuoi creare. Per esempio, voglio capire qual è il mio talento e qual è il mio tipo di movimento. Adesso un po' banalizzo e schematizzo, ok, arrivi, cavallo pazzo, ti metto su 6 musiche, dei generi più diversi, vediamo come il tuo corpo, poi ti farò anche ballare senza la musica, vediamo come il tuo corpo, vediti come il tuo corpo, ok, perché lo sguardo è importante sia interiore che esteriore, poi ci mettiamo lo specchio, ma prima di tutto in, out, sguardo a volo d'uccello, poi lo specchio, insomma, ci sono tanti modi di vedere. Vedere come comunque metafora del sentire, del fare, eccetera, eccetera. Perché il punto di vista può essere anche quello di una cellula del tuo corpo. Cioè, i punti di vista sono infiniti. Può essere anche da lassù, dalla luna. Ok? Il punto di vista può essere dalla tua spalla destra. Ok? L'altro invece è crearsi. Che cos'è che è? O creare. È quello con l'obiettivo. Quindi, prendo il mio esempio, ho studiato disegno per una vita, ho fatto liceo artistico, ho fatto l'Accademia di Brera, poi mi sono laureata in arti visive, eccetera, eccetera. Io la tecnica per una copia dal vero, te la so a menadito, ma perché è dentro la mia mano, il prendere le misure, l'occhio, cioè il sapere come trasmutare quella realtà su un foglio. Bellissima la tecnica. Poi allora dalla tecnica partiamo e facciamo, non lo so, un ritratto alla mia maniera. E allora lì conosci bene la tecnica, la stravolge, sempre quella vecchia storia. Esattamente, guarda, è il tuo modo assolutamente unico, quello che di cui hai parlato all'inizio, è il tuo modo assolutamente unico di creare, che in realtà avvicina molte persone, perché non si sentono giudicate, vogliono lasciarsi andare. Oltretutto tu lavori anche con un corpo spesso
quando abbiamo fatto il corso insieme, poco coperto, no? Sì, Per sì. cui io a un certo punto ero sconvolta. Queste persone che sembravano anche molto timide, a un certo punto toglievano tutto, no? E io invece mi sono vestita strati su strati. È il tuo modo molto bello che hai di, e che le persone anche riconoscono. Da una parte uno dice è più facile, no, perché ci deve essere una disponibilità interiore ad aprirsi, a sentire i propri istinti, a lasciarsi Sì, andare. c'è un po' il cuore poi della tecnica di Burlesque and Beyond, cioè quando le persone si interfacciano è per me importante dare il giusto ascolto. Io ho smesso con la danza perché a un certo punto mi sono detta, io ero super dotata, eccetera, non facevo salti, non facevo robe un po' più, diciamo, troppe piroette, eccetera, però le linee erano super belle. Però mi sono detta, o vado al Royal Ballet o la smetto qua. Poi ho capito che non era la mia strada. Che Mi fa poi... sorridere perché è andata esattamente allo stesso modo. Io invece ero una virtuosa dei salti, eccetera, come magari ti avevo già raccontato, ma insomma, chi è qui in questo momento non lo sa. Ma io, per esempio, mi adoravo fare i miei grand pas de chat, cioè le mie diagonali, cioè saltavo, posso farne ancora, posso farne ancora. Tutto questo mio entusiasmo, i miei genitori cercavano, e questo bisogno proprio motorio, no, di scaricare. Nel momento in cui mi hanno chiesto, mi fa, ma vuoi suonare il piano? Perché sai, comunque inizio anni 90 c'era quello, no? Vuoi suonare il piano e andare a fare danza classica per una femmina? Quello si faceva, la pallavolo già la facevo a scuola, insomma, nuotare non mi Tutte piaceva, così. poi mi hanno costretta perché io non amo nuotare, ma mi hanno detto la base almeno per stare a galla devi averla. E il cuore della questione è proprio qua, ho sempre avuto un aspetto molto massiccio. Nel senso molto muscoloso, ok? Anch'io belle linee, eccetera, eccetera, ma con il muscolo. Quindi ero proprio quella virtuosa lì che doveva esprimere la massima potenza, sia nel movimento sia nella forma fisica. Bene, detto in parole, diciamo, un po' più terrene, avevo la fisicità di mio padre, quindi ero molto mascolina fisicamente. Detto questo, e io ero molto contenta di assomigliare a mio papà perché ho sempre avuto una stima incredibile per il mio papi. Anche se amo immensamente la mia mamma, ma il mio papà è una roba. Forza del Sai papà è... che le femmine sono un po' innamorate del papà, cioè hanno proprio un po' Alcune sì. questa. Alcune sì. Alcune sì. Poi dicono, Va trovano delle difficoltà col bene, fidanzato, però insomma, poi se uno riesce un attimo a sistemare le cose... si trova il balance anche in quello, piccolo excursus personale. Ma detto questo, che cosa non mi portò ad andare avanti nella danza classica? Era proprio questo, cioè ho detto o io lo faccio a livelli che vado a studiare alla Scala di Milano e quindi faccio un test d'ingresso avevo 13 anni, oppure io non lo voglio fare, perché o lo faccio ai massimi livelli, oppure io della scuola di paese di danza classica, o magari andare anche solo a Milano, perché appunto ero di provincia, no, perché una cosa o si fa bene nella mia testa, e sono sempre stata così, o si fa bene o non si fa, o si smette, ovviamente tutti cuori spezzati, partendo dalla mia insegnante di danza che riponeva grandi speranze in me, eccetera, eccetera, ma io sapevo di non essere la figura ideale della ballerina in danza classica, perché non ero alta, non ero slanciata, purtroppo ci sono dei canoni, forse oggi un pochino meno, però appartengono a quel mondo lì. Cioè, la danza classica è fatta di figure comunque slanciate e affusolate. Io ero tutt'altro, io ero piccolina, molto muscolosa, con i miei cosciotti, il mio culotto, e quando la mia insegnante di danza classica passava punzecchiando mi diceva dentro quel sedere, io dicevo, ma è dentro! È che sporgeva come ancora oggi, cioè quindi uno deve essere fedele a se stesso, non deve prendere e plasmare se stesso per stare per forza in quella scatolina lì. E il mio intuito mi disse: già, balla se vuoi ballare nella vita, esprimiti, ma fallo a tuo modo, sacrosanto tuo modo. Non sperare di stare in quella scatolina lì, ti porterà solo sofferenza. E questo è un messaggio che io avevo già dentro di me e che inconsciamente stavo insegnando a tutte quelle persone che stavano soffrendo per me. E mi guardavano come se io stessi facendo una scelta
che mi avrebbe lesionato in futuro. No, signore e signori, io a 30 anni avevo già la risposta dentro di me, il mio istinto mi ha salvaguardata nel non finire in una situazione difficile di grande sofferenza. Mi sono già, me l'ero già tolta e avevo già la risposta. Quindi io poi ho continuato a danzare nella mia vita, sì, sai, quella crisi comunque da teenager che non sai bene che cosa devi fare nella vita, ma poi la risposta è arrivata, è ritornata, tuonante, più impetuosa che mai, cioè, ed era una conseguenza di quel modus operandi che già avevo. Quindi ascoltare sempre proprio intuito, non importa che età. Cioè Forse tu. da piccoli ci aiuta, perché non avendo tanti altri mezzi, anzi hai addirittura i genitori, l'istinto è fondamentale. Mi ricordo le cose, gli Sturm und Drang, di quando io, poi per la scelta delle accademie, per le cose. Quindi c'era una forma di strana tra emotività, logica, che era sempre istinto però, perché anche se lo prendevi con la logica, perché mi ricordo che dissi proprio in quel momento del Royal. Cioè, io vorrei andare a fare palestra perché volevo, prima di fare l'esame, andiamo a fare palestra. Quindi sì, si era intervallato un'altra cosa. E poi ho visto una locandina dove si faceva dizione, ah, proviamo. E nel frattempo, perché io sono meno impetuosa di te, cioè, non se, boh, non so se... Dolce. Toro. Che vuoi fare? Ci metto il doppio del tempo ogni volta, però mi ero raccontata che in qualche modo la cosa continuava ad esserci e poi mi sono ritrovata all'improvviso, istintivamente, non lo so, in un altro mondo e tuttora è successo così, eccetera. Quindi, bah, quando gli adolescenti vanno ascoltati, no? Perché hanno un istinto folle, meraviglioso, alcuni di più, alcuni di meno, chiaramente. E soprattutto nelle scelte importanti, cavolo, se l'istinto non aiuta. Poi abbiamo tutte e due un ascendente bilancia, quindi per noi scegliere non è facile. Quindi se non abbiamo l'istinto, giusto perché è un ascendente bilancia, me lo ricordo bene. Se non abbiamo un buon istinto, lì c'è sempre un po' il balance, lo faccio o non lo faccio, ci provo o non ci provo. E invece abbiamo Ah, bisogno dell'altra spinta. Poi non per vero. tutti è così, eh? Non per tutti è così. Qualcuno fa subito le scelte giuste e le mantiene per tutta la vita. Sì, però anche lì, che noia. Ma lo sai che risulta dallo human design, per esempio? Risulta soprattutto che ci sono delle vite che hanno una direzione ed è quella fin dall'inizio. Una Io ho sempre linearità, una no scusa. surprise. No surprise, cioè quella è la loro strada, la capiscono fin da bambini ed è meraviglioso da una parte perché meno menate, e invece ci sono persone turbolente che Ottimizzi spesso. magari, ottimizzi nel processo di realizzazione perché non perdi magari tempo a guardarti intorno piuttosto che dal fattore sorpresa, però lì forse diventa un po' più tecnico, no? Diventa una vita un po' più No, sono tecnica. le vite. E guarda, scontrandomi anche con questa cosa. Sono delle vite, e sono delle vite lineari, più tranquille, oppure comunque turbolente, ma la loro strada la sanno fin da quando sono piccoli. Poi tu dici, chiaro, anche la nostra la sapevamo, più o meno, tanto sempre nel campo dell'arte. Io considero che ho dipinto quando ero bambina, forse faceva parte di un'altra mia vita. E lì che tecnica vuoi avere, tutto istinto. Quindi faceva, anche noi siamo nel campo dell'arte. Però probabilmente c'è uno struggimento, c'è un cambiare, c'è un rivedersi, c'è anche una... Io mi annoio molto, quindi anch'io quando cambio è perché proprio ho un rigurgito, una noia, un no, che a un certo punto mi... No, cambia strada, vabbè, Va ne vado. bene, cioè, quindi tu arrivi al fattore noia, ok? Perché è interessante anche questo, cioè quello che ti fa cambiare strada o essere interessata eventualmente a delle altre cose, a degli altri aspetti, è la noia. Ok? La noia, un'altra cosa è per esempio il male fisico, cioè comincio fisicamente ad avere proprio male, la perdita di memoria che è stato per me fondamentale, Ok. disordini alimentari, quindi passa molto attraverso il corpo quello che è il mio no, o il fattore rabbia, a volte per esempio è successo con il teatro, il fattore rabbia. Ti viene detto che cosa devi fare. È lo stesso esempio che, per esempio, Brava. faccio io quando parlo di, e qua entro in un terreno abbastanza difficile,
insomma, chi ci ascolta. Per esempio, quando tu sei un virtuoso della tua tecnica, e allora sei praticamente un atleta olimpionico, per esempio, vai a lavorare a Cirque du Soleil, dove ti diranno come ti devi vestire, che personaggio devi interpretare, come ti devi meccanicamente truccare, perché ti vieni proprio addestrato a tutto, ok? E ogni giorno fai una, due, tre repliche finché non esaurisci tutto il tuo potenziale fisico, ok? E logori il tuo corpo e dopo qualche tempo sei praticamente da gettare. Quando scegli invece magari di essere un artista, c'è meno meccanismo, cioè c'è meno meccanica, ovvero saprai meno quanto lavorerai, se lavorerai tanto, lavorerai poco, lavorerai medio. Quindi l'usura del tuo corpo è qualcosa che diventa sempre un affare tuo, cioè che gestisci tu, così come proporzionalmente lo sviluppo di caratteri, lo sviluppo di maschere, lo sviluppo di tutto quello che è. E allora lì hai veramente l'opportunità di mixare, mescolare la tua zuppa, cioè diventi tu praticamente il fautore del tuo destino. Sei bravo, sei eventualmente invincibile, puoi essere anche veramente il migliore. Non hai bisogno di quel tipo di riconoscimento, di scrivere su un curriculum un grande nome, ma sei stato un grande, cioè sei stato un grande perché hai gestito tutto tu. Ed è la cosa che io ti ho amato per questo, l'avevo detto, è una roba straordinaria che hanno in pochissimi e ti volevo chiedere, visto che siamo tra noi, come funziona quando passi da una maschera a un'altra? Cioè, che poi è come mettere su un altro spettacolo, un'altra Janet. Allora, guarda, secondo me potremmo fare tutta un'altra puntata su questo, ma te la butto lì. Ritorno alla questione della tua tecnica che dicevi, la tecnica è importante. La butto lì, la lancio come riflessione e poi se vuoi facciamo un'altra puntata che potrebbe diventare una piccola serie del crearsi. Sì. Che è una piccola serie del crearsi già, perché io già la vedo, non lo so tu, ma io già la sto visualizzando. Vai, ti lascio la creazione, tutta tua. Io eseguo. No, e tu sei stata comunque la grande maestra in questo, perché non dimentichiamoci che tu hai appreso da me, io ho appreso da te in questo tema, soprattutto la creazione, e siamo qua adesso insieme, quindi un bellissimo balance. Vai. È un bellissimo dono che stiamo facendo a noi stesse, ma che soprattutto stiamo facendo a tutti gli altri là fuori, cioè per me ispirare è la cosa più importante. Live your life as the greatest show ever. Ma proprio per questo crearsi, che è importante, un crearsi che non è autoreferenziale, è vero, soddisfa anche una parte di ego, perché no? Adesso non nascondiamoci dietro un dito, anche perché non ci riesco, incredibile. Scusate. Troppo, è troppo la Janet, non si può. Non mi nascondo dietro il dito, non riesco. Dicevo, così lancio appunto questa riflessione. Ci vuole la tecnica per ogni volta poi fare lo switch. Quindi i miei numeri nascono in una maniera tale, che poi la racconteremo, che mi permettono di essere totalmente in quel carattere, essere totalmente in quel personaggio, partendo da una tecnica, ma facendo vivere per la peculiarità del burlesque ogni volta il carattere in quell'environment, in quell'ambiente, in quel momento. Secondo me ci vengono due di puntate. Te l'ho detta proprio. Beh, secondo me questa prima pillola è andata. Sono Quanto abbiamo 2 ore che parlato? parliamo io e te. Due Lancio il nuovo programma. ore. Ci vediamo al prossimo episodio, semplicemente, no? Perché Vediamo qua un po'. c'è tanto da dire, in realtà, abbiamo tanto di cui parlare. Alla prossima, allora. Alla prossima! Poche chiacchiere, qua sono 2 ore. Ciao a tutti!